quello che c'era 40 anni fa, e suo padre ovviamente era una figura di spicco di quella stagione, ma è anche un po' cercare un confronto, no? Tra la generazione degli scrittori di oggi e quelli dell'epoca, e lei incarna entrambe le figure, essendo una scrittrice ed essendo Io di cosa figlia sono? Dell'epoca o di oggi? No, di oggi, io non assolutamente. credo di essere di oggi, sono il ponte. Facciamo così? Il Il ponte è perfetto, è ponte, perché immediatamente non sono quello. di questi scrittori moderni che scrivono in slang. Mi diceva anche mio padre, il tuo italiano, Cookie, è l'italiano che parlavamo in Kenya 20 anni fa. Quello lì è un capitolo nel mezzo del libro più o meno, che ho tradotto, che fa parte di una serie di capitoli che si chiama Annus Horribilis, che era il 2009, perché mio padre è mancato nel 2009, mia madre è mancata nel 2009 e mi hanno attaccato nel 2009 e c'è stata una siccità nel 2009, il bracconaggio è cresciuto alle stelle, eccetera, eccetera. Quindi questo è lo dico in anticipo perché quella parte lì è la parte di tutte queste cose che sono successe. L'ho chiamato Annus Horribilis, così uno se non vuole leggere l'Horribilis fa meno salta. Lui mi ha iniettato il desiderio di esplorare e mi ha dato il senso della responsabilità. Mi ha sempre detto, tu prima di fare qualcosa pensaci, se hai il tempo di pensarci, perché certe volte non si ha. È una scelta, diciamo. Pensaci. E sappi quello che scegli e se per caso non funziona non lamentarti con nessuno, non dare la colpa a nessuno, accetta la responsabilità e vai avanti perché è inutile rivangare gli errori che si possono commettere, che si commettono sempre, e si possono correggere con degli altri comportamenti, ma non si può cambiare l'errore che si è già fatto. Quindi uno deve semplicemente muoversi, andare avanti senza fare tante scene, dire ah se avessi fatto quello invece di fare quell'altro, perché non si è fatto, inutile. Cioè, questa è una delle cose più semplici, e poi si può applicare a tanti aspetti, a tante situazioni. Prendere la responsabilità. Sono vissuta a Treviso solo 19 degli anni della mia vita, perché mi sono sposata molto giovane e poi mi sono spostata da Treviso tra Venezia e Roma, più o meno la mia vita. E dopo sono venuta in Africa. E poi mia madre aveva una casa alla Mira, Miraporte, e sono andata a vivere con lei per gli ultimi off and on, perché avevo un bambino, Emanuele, e stava con sua nonna quando io dovevo andare da qualche parte. Sì, sono Tornata a andata a scuola a Treviso. Treviso, sono andata al liceo classico Canova a Treviso. Sì, quindi io stavo a studiare il greco, amavo molto il latino, l'italiano, la letteratura ovviamente, la storia dell'arte, della filosofia, la storia, non mi interessava la matematica, non mi interessava la scienza, così sterile della chimica, quelle cose lì. E mio padre mi ha detto, guarda, tu studia il greco, perché poi dopo non importa che faccia nient'altro, quando hai studiato il latino, il greco, che tu vada all'università o no, non ha nessuna importanza, aveva ragione lui. Mi padre era molto amico di Giovanni Comiso e di Goffredo Parise, e questi sono dei personaggi che mi ricordo benissimo della mia infanzia, prima adolescenza, perché erano sempre a casa nostra. Ma Giovanni Comiso era un uomo eccezionale, era un poeta. Era soprattutto un poeta, un uomo di grande spirito. Io da piccola non mi mandavano mai a letto presto, come di solito si fa con i bambini. Io ascoltavo tutto con le orecchie dilatate. Mi sono ricordata tutto, quindi ho imparato un certo dialogo, ho imparato, non c'era niente che non potessi accedere da bambina, senza però sapevo i miei limiti. Quindi io ascoltavo e non parlavo. Poi se dovevo dire qualcosa mi chiedevano, e tu? Allora io dicevo come pensavo. Ho assorbito moltissimo. Quell'altra cosa che devo molto a mio padre è l'amore per la lettura, per i libri. Perché lui era amico di un signore che si chiamava Tarantola, che aveva una rivendita di libri usati, allora solo usati, sotto la loggia dei Cavalieri a Treviso. E mio padre l'aveva curato per qualcosa che aveva e non si era fatto pagare, in cambio gli dava dei libri, lo sceglieva lui, mio padre andava con una valigetta, la riempiva di libri così a caso, usati, poi li portava a casa e diceva Cookie, vieni a scegliere un libro. Allora io trottavo con l'occhio fuori dalla testa, lui aveva mollato, aperto la valigia e rilasciato tutti questi libri sul pavimento dell'ingresso e io ne sceglievo uno o due, non mi ricordo, e lui vedeva il titolo, diceva sì o no, ma di solito si diceva sempre di sì, anche perché erano libri che avrei potuto leggere anch'io, ma anche libri complicati di filosofia, di storia molti, e
e molti libri di narrativa. Quindi mi sono, senza sforzo, in un'età in cui i bambini non avevano l'occhio dentro il computer o quei telefoni tutto il tempo a guardare l'internet, io ho imparato tantissime cose senza sapere che le imparavo praticamente, e il gusto, un certo gusto per le frasi, un certo gusto per scegliere le parole giuste che spieghino, non pigro, no? Uno dice questo è bello, sì è bello, però cosa? No? Ci sono delle parole generiche che sono delle parole, delle definizioni pigre che coprono tante cose, invece ci sono delle parole specifiche che specificatamente spiegano di che cosa si tratta. Quello me l'ha insegnato lui e i libri che ho letto. A qualsiasi cosa, anche letteratura, non tanto contemporanea devo dire, era soprattutto letteratura anche straniera, non letteratura necessariamente italiana, tipo Edgar Allan Poe, non lo so, Saint-Exupéry, tutti quelli lì. Lui mi faceva, qualsiasi libro io volessi leggere, l'avrei potuto leggere, e certe traduzioni di un tempo erano traduzioni ben fatte, devo dire, perché c'era un'altra scuola probabilmente, no? C'era un'altra cura. Sì, a lui piaceva il deserto, lui ha cominciato ad andare in deserto quando si è autodiagnosticato un cancro alla gola quando io avevo circa 13 anni, 12 anni, non mi ricordo più o meno. E l'atmosfera lì era caldo, era asciutto, il clima gli faceva bene perché l'umidità non andava bene per quello che aveva lui. E la combinazione delle due cose è stato un fattore determinante per la sua scelta del Sahara, credo. Ma anche lui aveva il fascino degli esploratori, e nel Sahara ci sono state delle serie di esploratori. Naturalmente Roland Arabia era uno dei suoi personaggi preferiti, ha scritto il libro su di lui, eccetera. E quindi era diventato. E poi c'era un'altra cosa da dire: lui era un comunicatore, gli piaceva parlare, raccontare storie, ascoltarle. E nelle regioni dove lui andava, dell'Africa del Nord, parlavano francese, che era la sua lingua madre, letteralmente, perché la madre di mio padre era valdostana e lui è cresciuto parlando il francese, valdostano francese. No, io sono andata nel deserto con lui alcune volte e naturalmente mi piaceva moltissimo, eccetera, ma non era un'Africa in cui avrei potuto decidere di andare a vivere con la famiglia nell'oasi. Cioè, è un posto per un viaggio, ma non è anche per un'esplorazione, ma non è un posto dove uno può decidere armi e bagagli, si muove da un posto e si sposta in un altro. Infatti anche lui non viveva lì, andava e tornava. Sì, io ho moltissimi, tutti i suoi libri lui me li mandava con la dedica, tutti. Ce ne sono tantissimi di libri che aveva scritto. Era in gambissima, ma scriveva tutte queste diverse storie, diversi filoni dell'esplorazione, del mondo fantastico, autobiografico soprattutto, ma non solo. Eppure, le narrative come quella di Lawrence d'Arabia era la storia di... Ma lui era molto documentato perché aveva una memoria formidabile e si ricordava tutti i nomi, tutte le storie, associava le cose, perché l'intelligenza è associazione anche. Qualcosa che appartiene al vostro lessico familiare, qualcosa che non saprei, avete solo voi, un nomignolo con cui la chiamate. Beh, se ci fosse una cosa così non la direi.